Benvenuti su TG7 Basilicata. Non mi piace dare consigli, la chiave per avere successo in questo lavoro è focalizzarsi sulle motivazioni importanti, perché se sono sbagliate le cose non andranno molto bene. È il messaggio lanciato da Matt Dillon, protagonista Marateale, Premio Internazionale Basilicata. La serata si è aperta con un dibattito sul cinema alla presenza di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Nicola Borrelli, direttore generale del MIBAC, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, e Roberto Stabile, presidente della Lucana Film Commission. A seguire la proiezione dei cortometraggi in corso al Marateale in School. Sul palco poi è salita la performer Arianna, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo Beautiful Angel. La modella e influencer Giulia Ragazzini e l'imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mek, che ha ritirato il premio speciale Cinecibo, legato al Festival del Cinema a tema gastronomico, diretto da Donato Ciociola, che da anni si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità. Momento clou della serata, le interviste di Monica Marangoni e Carolina Rei all'attore Lillo, al regista Paolo Genovese e a Dillon. Sia Ammirati che Genovese nel corso della giornata sono stati i protagonisti di due distinte masterclass coordinate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton. Bene, parli italiano meglio di me. Crack to it, you know, but the older drums have more of a muffled sound. People always ask me, how did you get into this stuff? It's something you feel. In New York, Latin music's everywhere. That pulse, that rhythm. You don't have enough love. It's warped you. People don't need it. Le interpretazioni di Matt Dillon, quante abbiamo visto questo filmato? Well, I think it's many things, but I think the real magic of cinema is in the dark, in the theater, with the lights down, with the big screen. And I think that's really cinema in many ways. Although... Il cinema è molte cose. Oh, grazie Riccardo, grazie. It's gonna be hard for me. Il cinema è molte cose, ma innanzitutto è stare seduti in una sala, al buio, con uno schermo, le luci spente, un impianto sonoro e vivere un'esperienza unica. Sì. Sono d'accordo con te, il nostro pubblico è d'accordo. However, I think if we ask the people in the audience and most people that we know what their favorite movie was, they might not remember where they saw it. Ma se chiediamo al pubblico, a chiunque qui presente, qual è il loro film preferito, probabilmente non si ricorderanno dove l'hanno visto. They might have seen it on television, black and white television. Magari l'hanno visto in televisione, magari l'hanno visto in bianco e nero. So I think cinema also is about storytelling. It's about storytelling. And the stories are told by people. So for me, the most important thing in cinema are the people who inhabit the stories. E qual è il tuo film? Ma le characters. Devo tradurre. Ma il cinema, quindi, è soprattutto storia, raccontare storie. Questo termine americano si dice storytelling. Vuol dire raccontare storie. E le storie sono raccontate da gente, quindi il cinema appartiene alla gente. Infatti, a proposito di storia, mi veniva da chiedere, qual è il tuo film preferito? About stories, what's your favorite film? That I've ever seen? Favorite movie of all time. Well, it's so difficult to choose one film because there's so many films to choose from. È veramente difficile scegliere un solo film. I'll shift and just talk about some of the films that I've seen that are Italian films. Quindi sceglierò uno dei film italiani che ho visto. And say that, you know, I remember, you know, the films of
of Fellini. Ricordo Fellini. Lina Wertmüller and Lina Antonioni, and these are older films, but incredible films, really, that shaped my view of cinema. Antonioni, tutti vecchi film che hanno formato la mia visione del cinema. E che hanno fatto anche la storia del nostro cinema. In questo periodo. Sì. Volevo dire che Nicola Timpone è famoso in tutto il mondo. Partecipa, è coinvolto. No, qui sul palco il direttore artistico di Marateale, Nicola Timpone, che è stato nominato, il tuo amico Nicola. Antonella cara mia e il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli. Eccoli. Eccoli. Grande. Allora, consegniamo il premio internazionale Basilicata Marateale 2021 a Matt Dillon. Wow. This is for you. Grandi, che bellissimo. Che bellissimo. Wow, fantastico. Grazie. Ok. Potete venire un pochino più avanti? Ci spostiamo un pochino più avanti. Facciamo fare un saluto al sindaco, al nostro Matt. Welcome to Maratea. Maratea people very like your presence in this place. Grazie sindaco, grazie Nicola, grazie Antonella. È stato un grandissimo onore per me poter chiacchierare con una star internazionale, ma soprattutto una persona splendida. Quindi l'Italia è la tua nuova terra, ti aspettiamo, ti accogliamo e non vediamo l'ora di vederti girare in italiano, magari. Grazie. Grazie, in Basilicata soprattutto. Allora, grazie a tutti, grazie ancora. Matt Dillon, premio internazionale Basilicata Marateale 2021. Bye, see you, thank you, have a good luck. Bye, yeah, in this way, I think so, in this way. Thank you. Vai, facciamogli un applauso.